oltre 7.400 metri quadrati di superficie in circa 2 anni. Sono stati ultimati i lavori di restauro del prospetto ovest della Basilica Vaticana, tornata all'antico splendore dopo le fasi di pulitura, consolidamento e protezione del manufatto. La sezione di cui si è occupata la fabbrica di San Pietro, in continuità con il precedente restauro del prospetto sud, è stata realizzata dall'architetto Giacomo Della Porta, allievo di Michelangelo e del Vignola, durante il pontificato di San Pio V, Gregorio XIII e Sisto V. Tra le difficoltà incontrate, la fratturazione, il distacco della pietra, l'ossidazione delle grappe di ferro e l'estesa presenza di croste nere. Tutto è stato affrontato con l'utilizzo degli ultimi ritrovati della tecnologia, secondo il principio di distinguibilità e reversibilità dell'intervento stesso. Con noi l'architetto Luca Virgilio della fabbrica di San Pietro. Noi in particolare abbiamo utilizzato un sistema misto, diciamo quello prevalente che si è utilizzato soprattutto in presenza di croste nere, ovvero quelle parti più scure del manufatto, dove ci sono anche depositi carboniosi dovuto appunto all'inquinamento, eccetera. Abbiamo utilizzato lo IOS, che è una sorta di idrosabbiatrice, però è un sistema piuttosto leggero che consente di pulire in maniera estremamente graduale la superficie stessa del travertino, quindi senza rovinarne la lavorazione superficiale. I lavori lunghi e articolati segnano un'opera senza precedenti realizzata con l'ausilio di ponteggi che hanno raggiunto una lunghezza pari a 127 metri lineari e un'altezza di circa 46 metri per 43 chilometri di tubo metallico. Sono state fatte tutta una serie di messe in sicurezza nel trascorrere dei secoli, perché chiaramente il travertino tende sempre a deteriorarsi e quindi è importante verificarne la stabilità per evitare appunto che possano cadere dei pezzi. Questo è stato fatto nel corso dei secoli, però un lavoro così capillare, soprattutto con l'ausilio di un ponteggio, non era mai stato fatto prima. E quindi, ripeto, un lavoro veramente che ha consentito di verificare ogni centimetro quadrato del prospetto ovest stesso. Ultimato il prospetto ovest, ora i lavori proseguono lungo il lato nord della Basilica di San Pietro, porzione finale di un progetto che ha preso il via nel 2000 con la facciata. Sul lato ovest francamente non ci sono grandi scoperte, a parte qualche piccolo errore di costruzione avvenuto durante la fase di posa in opera dei conci, ma questo rientra nella normalità tutto sommato. Visto l'imponenza della struttura, il peso dei singoli blocchi, addirittura ce ne sono alcuni che arrivano a pesare anche 3.500 kg l'uno, ovvero 3 tonnellate e mezzo, per cui pensate un po' quanto doveva essere difficile appunto metterli in opera con una precisione così millimetrica.